Questo è un video lungo. Se volete ascoltare e vedere, mettetevi comodi. Gli argomenti che vengono affrontati non sono semplici. Le semplificazioni e gli slogan ad effetto non sono nel nostro stile. Se si vogliono dare informazioni corrette è necessario articolare e approfondire gli argomenti. Occuparsi della cosa pubblica è complicato e richiede studio e capacità di articolare. Buona visione. Buongiorno a tutti, siamo i quattro consiglieri comunali della lista Vivere Givoletto e con questa registrazione abbiamo l'intenzione di confutare quanto scritto nel documento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Givoletto circa un mese fa, nel quale l'amministrazione comunale genericamente intendeva confutare quanto da noi riportato nel biglietto di auguri natalizi che abbiamo fatto arrivare alla popolazione givolettese. In quel documento, in maniera certamente sarcastica, avevamo tentato di confutare e di opporci a determinati comportamenti che la giunta comunale di Givoletto aveva negli ultimi consigli comunali intrapreso. In quel documento, per quel documento, in tutta risposta, l'amministrazione comunale ha pubblicato un documento nel quale si andava ben oltre alla critica politica che noi avevamo cercato di utilizzare nel nostro biglietto natalizio. Questa volta sì, determinando e scrivendo con dei toni diffamatori che mettevano in dubbio, oltrepassando il diritto di critica nei nostri confronti, andando ad attaccare la qualità intellettuale, la qualità personale e professionale di noi consiglieri comunali della lista Vivere Givoletto. Abbiamo ritenuto che questo fosse un attacco offensivo nei nostri confronti e per tale motivo, a tutela della nostra immagine, abbiamo dato mandato al nostro legale per poter determinare in quali sedi agire a tutela della nostra reputazione. Adesso lascio la parola al capogruppo dei consiglieri comunali di Vivere Givoletto che punto per punto andrà a confutare quanto scritto genericamente, ripeto, dall'amministrazione comunale è stato riportato in quel documento. Buongiorno a tutti. Allora farei un piccolo passo indietro prima di entrare nel merito della comunicazione di replica del sindaco e della giunta. Mi interessava precisare che tutto è nato da un dibattito che si è sviluppato nel corso del Consiglio Comunale del 29 novembre 2023, durante il quale sostanzialmente si è approvato il documento unico di programmazione, e cioè il programma di sviluppo attività e di organizzazione finanziaria del comune per il triennio 2024 e 2026. Nel corso della disamina durante il Consiglio Comunale di questo documento abbiamo rilevato e fatto notare al sindaco, alla giunta e consiglieri di maggioranza che un passaggio particolare di questo documento non ci aveva soddisfatto, e questo passaggio riguardava specificamente la circostanza che per la borgata Forvilla fosse stato messo in previsione uno studio di tipo idraulico e idrogeologico riguardante la borgata, che avrebbe poi dovuto condurre all'elaborazione di un progetto per risolvere le problematiche di tipo idraulico e idrogeologico che si erano manifestate da ultimo durante il mese di settembre nel 2023, ma che si erano già manifestate anche in anni precedenti e che duravano ormai da diverso tempo. Cosa ci ha colpito del documento unico di programmazione? Il fatto che, pur essendo stato commissionato questo studio idraulico a uno studio di ingegneria, la previsione contenuta nel documento unico di programmazione è che anche una volta ultimato questo studio di tipo ingegneristico, per la realizzazione delle opere poi non ci sarebbero state le risorse necessarie
e che quindi si sarebbe dovuto attendere il finanziamento per ovviamente realizzare queste opere proveniente da enti esterni, in particolare dalla regione, per dare attuazione finalmente a opere risolutive della situazione idraulica e idrogeologica della borgata Forvilla. Nell'affrontare questo tipo di argomento, ovviamente si è dovuto inevitabilmente fare riferimento all'ultimo degli episodi alluvionali che aveva interessato Borgata Forvilla, cioè quello appunto di settembre del 2023. È in questo contesto che si è inserito quello a cui si riferisce il sindaco e la giunta nella propria replica, a cui si riferiscono il sindaco e la giunta nella propria replica, e cioè l'entrare nel merito di una situazione specifica che era quella della richiesta di risarcimento di un privato cittadino di Forvilla nei confronti del comune per l'evento alluvionale del quale era stato vittima nel settembre dello scorso anno. Questo per dire che durante il Consiglio Comunale la minoranza non ha off topic affrontato questo argomento, ma questo argomento è stato affrontato perché conseguenza di una scelta di indirizzo e di programmazione per il prossimo futuro del Comune di questa maggioranza che la minoranza non condivideva. Nel momento in cui abbiamo affrontato questo tipo di problema è emerso anche la circostanza che con riferimento al problema specifico di questo privato cittadino è stata esaminata la pratica edilizia di questo cittadino ed è emerso che all'interno della pratica edilizia è stata rinvenuta una dichiarazione dell'impresa costruttrice dell'immobile acquistato da questo cittadino, in cui l'impresa costruttrice mallevava il comune dal ogni responsabilità per danni che avessero potuto essere causati alla costruzione e ai beni contenuti nella costruzione in ipotesi appunto di eventi alluvionali. E ci siamo chiesti per quale motivo un documento di questo genere dovesse trovarsi nella pratica edilizia dal momento che, nel momento in cui viene rilasciato un permesso a costruire per un'abitazione, sostanzialmente viene attestata la conformità del progetto depositato in comune allo strumento urbanistico vigente nel comune stesso e alle norme di legge. E nel contempo, nel momento in cui viene rilasciato un certificato di agibilità, si attesta la conformità della costruzione alle norme igienico-sanitarie e nel contempo la conformità dell'edificio realizzato anche alle norme urbanistiche vigenti in quel comune. Per quale motivo si era sentita la necessità di ottenere questa dichiarazione di malleva? A noi questo particolare è sembrato strano e ci siamo chiesti se questa richiesta fosse stata formulata all'atto del rilascio del certificato di agibilità, proprio perché in qualche modo l'ufficio tecnico avesse previsto che potessero esserci delle problematiche connesse a eventuali fenomeni alluvionali che potevano arrecare dei danni alle cose contenute in questo edificio o all'edificio stesso. In realtà, in effetti, su questo profilo noi ci siamo sbagliati, perché la richiesta di dichiarazione di malleva non è stata un'iniziativa, diciamo così, contingente dell'ufficio tecnico comunale, ma era stato un atto dovuto dall'ufficio tecnico come richiesta, perché prevista espressamente regolamento edilizio comunale come vigente all'epoca in cui è stato rilasciato quel permesso a costruire e come tuttora vigente. Il sindaco ci ha in questa circostanza riferito, e questo particolare lo potete leggere chiaramente dal verbale del Consiglio Comunale che trovate sul sito del Comune di Givoletto, pubblicato nella sezione delle delibere, che comunque sarebbe buona norma che il cittadino, quando acquista un edificio di nuova costruzione,
si premunisse di consultarsi e confrontarsi con un tecnico di propria fiducia, facendo effettuare i controlli di regolarità della documentazione urbanistica presso l'ufficio comunale prima di effettuare l'acquisto. Ovviamente noi abbiamo contestato questa affermazione, perché riteniamo invece che nel momento in cui il comune rilascia un permesso a costruire e successivamente una certificazione di agibilità, chiaramente crea un affidamento del cittadino rispetto a quanto affermato dal comune, che dovrebbe rendere non necessario e ultroneo questa consulenza di tipo privatistico. Il sindaco però ha insistito in questa affermazione, ed è a questo specifico passaggio si riferisce, diciamo così, la battuta contenuta nel nostro volantino, laddove abbiamo appunto evidenziato, l'ha detto davvero, nel senso che a noi pare una cosa fuori luogo, perché appunto nel momento in cui c'è un'abitazione che non è abusiva, si è creato da parte dell'amministrazione un affidamento del cittadino sulla regolarità di quell'abitazione, di quell'edificio, e quindi questo dovrebbe rendere assolutamente superfluo e non necessario una consulenza di tipo privatistico sulla regolarità di quell'edificio. Con riferimento alla specifica pratica edilizia, alla presenza di questa dichiarazione di manleva, il vice sindaco poi ci ha spiegato che poteva essere stato che il tecnico comunale dell'epoca, nel momento in cui ha richiesto questa dichiarazione di manleva, lo avesse fatto perché ovviamente si era fidato dell'impresa, delle rassicurazioni che aveva dato l'impresa circa il corretto allacciamento fognario e quindi la esclusione di problematiche relative al riversamento di acque fognarie in quell'edificio al momento dei fatti, e ha dato questo tipo di spiegazione dicendo che probabilmente, pur fidandosi dell'impresa, aveva ritenuto opportuno avere maggiori rassicurazioni richiedendo questo ulteriore documento di manleva. In realtà, come dicevo poc'anzi, dalla disamina invece del regolamento edilizio vigente all'epoca e dal regolamento edilizio vigente tuttora, abbiamo potuto evincere che quel documento venne richiesto probabilmente dal responsabile dell'ufficio tecnico del tempo, perché era tenuto a richiederlo. Infatti, il regolamento edilizio del Comune di Cingoletto nella versione del 2015, all'articolo 29, che titola Salubrità del terreno e della costruzione, al comma numero 15 dice: in tutti i casi di realizzazione di locali interrati e seminterrati, la proprietà dovrà produrre idonea dichiarazione di manleva che sollevi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità circa eventuali danni alle persone, ai locali interrati e seminterrati, nonché alle cose detenute negli stessi, rinunciando ad eventuali relative richieste danni derivanti da sottopressioni derivanti dall'innalzamento della falda sino al piano di campagna, possibili allagamenti dell'area derivanti da esondazioni di corsi d'acqua, fiumi e torrenti, bialere, fosse, fognature bianche, eccetera, e da eventi meteorologici. A tal fine, prima dell'ultimazione dei lavori, dovrà essere presentata apposita attestazione con la quale l'impresa esecutrice dei lavori e del progettista dichiarano che l'immobile possiede le caratteristiche di stabilità, sicurezza e salubrità idonee al pieno godimento del medesimo. Questa stessa norma è stata ripresa ed è stata mantenuta dopo che il regolamento edilizio comunale è stato modificato nel 2018, perché secondo la formulazione attualmente vigente, e lo troviamo all'articolo 73 dell'attuale regolamento edilizio vigente, al paragrafo 5 dell'articolo 73, leggiamo nuovamente: in tutti i casi di realizzazione di locali interrati e seminterrati, i titoli abilitativi devono contenere l'obbligo della proprietà a produrre nella scia di agibilità idonea dichiarazione di manleva che sollevi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità circa eventuali danni alle persone, ai locali interrati e seminterrati, nonché alle cose detenute negli stessi, rinunciando ad eventuali relative richieste danni derivanti da sottopressioni, derivanti dall'innalzamento della falda sino al piano di campagna, possibili allagamenti dell'area derivanti da esondazioni di corsi d'acqua,
fiume, torrenti, bialere, fosse, fognature bianche, eccetera, ed eventi meteorologici. A tal fine, eccetera, prima dell'ultimazione deve essere presentata apposita attestazione con la quale l'impresa esecutrice e progettista dichiarano l'immobile possiedere le caratteristiche di stabilità, sicurezza e salubrità idonee al pieno godimento del medesimo. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui l'edificio è ultimato e viene richiesta la certificazione di agibilità, il comune, non essendo in grado di garantire il cittadino da pericoli di danno derivanti appunto da sversamenti di acqua di qualunque natura, perché parliamo di riversamento delle fognature bianche, come di esondazione di fiumi, di terreni, quindi come se ci fosse una situazione di criticità generalizzata della canalizzazione delle acque sul territorio comunale in relazione alla alla salubrità e alla non pericolosità delle costruzioni di locali interrati e seminterrati. Il comune pretende che il privato, ovvero l'impresa costruttrice, lo sollevi da qualunque responsabilità. Questo a nostro giudizio significa che c'è una prova, diciamo, scritta e documentale, ed è contenuta nel regolamento edilizio, per cui il comune è consapevole di non essere in grado di dare garanzia rispetto a questi locali interrati e seminterrati, che pure consente di costruire, rispetto alla situazione idrogeologica e idrica di tutto il territorio comunale. Questo aspetto per noi è particolarmente preoccupante, primo perché ci fa dubitare della legittimità di questa norma del regolamento di edilizio, in secondo luogo perché a nostro giudizio viola gravemente l'affidamento che il cittadino fa nei confronti della pubblica amministrazione circa la regolarità delle costruzioni che sono sul territorio comunale nel momento in cui va ad acquistarle, nonostante le stesse siano state costruite in forza di un regolare permesso a costruire e siano state poi certificate come conformi al progetto depositato e alle norme urbanistiche con il rilascio del certificato di agibilità. Che valore ha questo affidamento? È un valore assoluto che è riconosciuto anche da un punto di vista normativo, in quanto crea nei confronti dei cittadini una responsabilità del comune laddove il cittadino veda violato l'affidamento che fa nella regolarità dell'atto amministrativo in forza del quale la costruzione è stata realizzata. Questo non lo diciamo noi che non abbiamo nessuna esperienza di amministrazione comunale, come ci ha ricordato il sindaco e la giunta, ma saremo un po' una mezza armata Brancaleone nell'esercizio della nostra attività di minoranza. Lo dice da ultimo, ma non è l'unica sentenza, il Consiglio di Stato sezione seconda in una sentenza del 27 gennaio del 2023, che dice proprio a proposito di problemi connessi alla regolarità urbanistica di edifici: la pubblica amministrazione, anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, cioè nello svolgimento di emanazione di atti amministrativi che rappresentano delle concessioni ai cittadini, un esercizio di autorità amministrativa è per esempio il rilascio del permesso a costruire e il rilascio del certificato di agibilità alla fine della costruzione, è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico, la cui violazione implica di regola l'invalidità e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione di interesse legittimo, le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza. L'eventuale violazione di tale norme fa nascere una responsabilità da comportamento scorretto che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui correttezza. Che cosa significa questo? Che il cittadino, quando va ad acquistare un'abitazione e fa affidamento sulla regolarità dei documenti urbanistici che hanno determinato la realizzazione di quella costruzione, si aspetta dalla pubblica amministrazione un comportamento corretto, simile alla correttezza che deve tenere l'altro contraente quando stipula con qualunque privato un contratto, perché ovviamente nell'atto
in cui c'è l'incontro delle due volontà, ci deve essere reciproca correttezza e reciproca trasparenza. Nel momento in cui la pubblica amministrazione rilascia questo documento di regolarità con una riserva che è quella del tipo: io te lo rilascio, però se succede qualcosa non mi assumo nessun tipo di responsabilità, questo con specifico riferimento ai locali interrati e seminterrati, viola questo affidamento e viola questo rapporto di buona fede, e in ragione di questa violazione è tenuta a risarcimento dei danni nei confronti del cittadino. Ma questa è una delle tante pronunce, perché ci sono altre pronunce della Cassazione che dicono che questo tipo di responsabilità, in ipotesi violazione sempre del diritto all'affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, dà origine a un altro tipo di responsabilità, anche di natura extracontrattuale. In ogni caso, in situazioni di questo genere, e noi con questa norma, secondo noi del regolamento edilizio, abbiamo dato la prova documentale di questa violazione del rapporto di buona fede con il cittadino legittimiamo a formulare nei nostri confronti, quando si verificano situazioni come quella del settembre scorso, ma come si erano già verificate in passato, a richiedere risarcimento dei danni anche nei confronti del comune di Civoletto, con ovviamente tutti i problemi conseguenti di esborso di denaro pubblico per esarcire questa tipologia di danni. Questo per dire che nel momento in cui noi abbiamo detto e ci siamo posti il dubbio sulla ragione per cui un tecnico comunale poteva aver richiesto questa manleva, o addirittura la maggioranza che amministrava il comune poteva aver preteso questa manleva, ci siamo sbagliati fino a un certo punto, perché è possibile che non fosse stato il tecnico in particolare in una situazione di dubbio a chiedere la manleva, ma che l'avesse chiesta perché lo prevedeva il regolamento edilizio comunale, ma certamente è stata l'amministrazione a imporre questa manleva, perché è stata l'amministrazione e la maggioranza di allora a deliberare la norma contenuta nel regolamento edilizio, che prevede necessariamente che l'impresa costruttrice o il privato, al momento del rilascio della certificazione di agibilità, produca questa dichiarazione di manleva. Quindi sicuramente questa è una scelta di tipo politico e amministrativo riconducibile all'amministrazione che in allora ha deliberato questa norma del regolamento edilizio. E questo è un primo punto. Il secondo punto è quello per cui l'amministrazione comunale di maggioranza nella sua replica ci ha detto: ma sostanzialmente, se questa richiesta è stata fatta dall'ufficio tecnico comunale, noi che cosa ne possiamo? Per usare l'espressione della replica scritta pubblicata sul sito istituzionale del comune, l'amministrazione comunale non comanda l'edilizia privata. Questo è vero solo fino a un certo punto, nel senso che se anche c'è una ripartizione all'interno dell'amministrazione di competenze, e cioè all'organo politico spetta l'attività di indirizzo politico, mentre all'ufficio amministrativo e al dirigente di un certo dipartimento amministrativo, nel caso specifico al responsabile dell'ufficio tecnico per l'edilizia privata, spettano il compimento degli atti di gestione per attuare quell'indirizzo politico, le due attività non vanno disgiuntamente, nel senso che una è in qualche modo espressione e manifestazione dell'altra. Anche questo, ancora una volta, non lo diciamo noi, ma l'ha detto specificamente, secondo me in maniera anche più chiara di come io ho cercato di spiegarlo, la Corte dei Conti della sezione giurisdizionale della Regione Piemonte, in una sentenza del 2000, dove specifica espressamente quanto sopra. Se quindi lo schema vede il sindaco a livello locale come cerniera di questo sistema di unità distinzione, l'idea che se ne trae è quella della stretta continuità
fra attività politica e attività amministrativa e dell'esigenza di mantenere quest'ultima nell'alveo degli indirizzi politici, ma anche quella di garantire la legalità e l'imparzialità dell'attività amministrativa difendendola dalle influenze della cattiva politica. Questo cosa significa? Significa che sostanzialmente l'attività di gestione che è posta in essere dal dirigente amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico, che è invece una facoltà e un diritto dell'organismo politico, cioè del sindaco e della sua giunta, non vanno ciascuna per conto suo, ma la seconda è riconducibile, perché proprio perché attuazione, all'indirizzo politico della prima. Questo significa anche che nel momento in cui c'è un responsabile di un settore amministrativo del comune, non è che l'organo politico sia totalmente esonerato da responsabilità, perché deve comunque esercitare un'attività di vigilanza sull'attività del responsabile di quel determinato settore amministrativo per verificare sostanzialmente che il suo indirizzo politico si traduca in atti amministrativi corrispondenti alla sua volontà politica. L'assenza di questa vigilanza, cioè il dire ma c'è un responsabile dell'ufficio tecnico e quindi non è una responsabilità né del sindaco né della giunta, rende ovviamente il sindaco, la giunta e più in generale l'ente, cioè il comune, responsabile dei danni che possono derivare da un non corretto esercizio dell'attività amministrativa. Di esempio, sotto questo punto di vista ne abbiamo tantissimi. Uno per tutti e abbastanza noto sono gli eventi di Torino, Piazza San Carlo. C'erano sicuramente dei responsabili amministrativi preposti a determinati settori per l'organizzazione di quell'evento, ma alla fine dei danni che sono derivati da quell'evento e dalla non corretta organizzazione di quell'evento ha risposto anche il sindaco di Torino. Questo per dire che nel caso specifico la responsabilità è poi stata di altro tipo, di tipo penale, ma in situazioni molto più comuni c'è certamente una responsabilità dell'organismo politico e anche una responsabilità dell'ente, che si traduce quando ovviamente l'ente poi subisce dei danni dalla non corretta attività amministrativa del dirigente preposto a quel determinato settore, in una responsabilità economica che può comportare anche una responsabilità per danno erariale in capo all'organismo politico. Quindi non è corretto dire che le due cose sono distinte e che ci possiamo, diciamo così, che dobbiamo separare le due cose e che non c'è nessun dovere di vigilanza dell'organismo politico sull'organo amministrativo, perché questo non corrisponde normativamente a quello che è nella realtà. La conclusione di tutta questa qual è? È che se anche la sindaco e la giunta non hanno il potere di comandare l'edilizia privata, per usare un'espressione della replica dell'amministrazione, sicuramente hanno un dovere di vigilanza e hanno anche una responsabilità in ordine alla scelta del dirigente che si occupa di quel determinato settore amministrativo, perché se quel dirigente con la propria attività in qualche misura causa dei danni a dei terzi, di quei danni risponderà l'ente e quindi ci sarà un danno economico anche per l'ente. Un altro aspetto che è stato toccato e che ci è stato rimproverato nella replica della giunta e dell'amministrazione in carica è stato quello di sostenere che in qualche misura noi pretendevamo che della messa in sicurezza, messa diciamo a norma o adeguamento del sistema fognario comunale avrebbe dovuto occuparsi il comune, e questo denotava la nostra totale ignoranza in materia, perché era circostanza assolutamente nota che di questo fatto invece si dovesse e si debba tuttora occupare solo ed esclusivamente la SMAT in quanto concessionario del servizio del sistema idrico integrato del comune di Cipolletto.
Ebbene, anche su questo punto, quello che è stato riferito nella replica del sindaco e della giunta e dei consiglieri di maggioranza non è del tutto corretto. Non è del tutto corretto perché noi sicuramente non conosceremo il funzionamento della macchina amministrativa del nostro comune e più in generale della macchina amministrativa, ma qualche concetto di base ce l'abbiamo e quindi sulla base di questi minimi concetti di base, di logica che ci appartengono, abbiamo fatto qualche approfondimento e qualche accertamento e sostanzialmente quello che noi abbiamo sempre sostenuto e abbiamo già sostenuto sin dalla campagna elettorale e abbiamo continuato a sostenere in questi anni e ancora più recentemente ha trovato sostanzialmente conferma. Come funziona la gestione del sistema idrico integrato che comprende sia la rete di acquedotto che fognaria del nostro comune? Il funzionamento si è evoluto nel tempo. Diciamo che a partire almeno dal 1991 il comune di Givoletto non ha più la gestione in proprio di questi due aspetti, cioè acquedotto e fognature, perché ha sostanzialmente delegato la funzione di gestione all'allora azienda dell'acquedotto municipale di Torino e poi successivamente alla SMAT che tutti conosciamo. La prima convenzione, noi abbiamo chiesto all'ufficio tecnico comunale di poter vedere, proprio per capire esattamente quali erano le ripartizioni di funzione tra comune e SMAT rispetto alla gestione, in particolare della rete fognaria, di vedere la convenzione esistente tra il comune di Givoletto e la SMAT. L'ufficio tecnico comunale ci ha risposto in una prima battuta che non era riuscito a rinvenire negli archivi comunali la copia di questa convenzione e ci ha fornito le delibere invece di approvazione specificamente della costituzione come azionista del comune di Givoletto della società municipale dell'acquedotto di Torino, cioè della SMAT nel 2001 e la delibera di approvazione invece della prima convenzione con l'azienda acque municipale di Torino del 1991. Noi però abbiamo reiterato questa richiesta di documentazione direttamente alla SMAT che invece ce l'ha fornita e ci ha fornito il testo della prima convenzione che è stata stipulata tra l'azienda acquedotto municipale di Torino e il comune di Givoletto nel 1991, il testo della seconda convenzione che invece è stato stipulato tra il comune di Givoletto e la SMAT nel 2001 e poi ci ha precisato che attualmente i rapporti tra SMAT e comune di Givoletto sono regolati dalla convenzione in essere tra l'autorità d'ambito bacino 3 torinese, che spiegherò dopo di che cosa si tratta, e la stessa SMAT che ha l'attività di gestione della rete fognaria e della rete idrica anche del nostro comune. Nella convenzione stipulata nel 1991 che concedeva in gestione rispetto alla rete di acquedotto e fognaria del nostro comune tutta una serie di attività all'azienda acque municipali di Torino, le condotte, le reti presenti sul territorio comunale, c'era già una prima indicazione con riferimento specificamente all'attività di investimento per ampliamento e miglioramento della rete che ci dà un'idea di quelle che erano le ripartizioni delle competenze ma soprattutto le ripartizioni degli investimenti e delle spese per l'attività di implementazione e di ampliamento delle reti. Infatti all'articolo 2 della convenzione si leggeva:
I potenziamenti di impianto, ampliamenti della rete, costruzione di nuovi pozzi, installazione di nuove opere di impianti costruiti nel corso della convenzione con l'apporto finanziario acquisito attraverso il comune, potranno essere eseguiti direttamente dallo stesso con la sovrintendenza dell'azienda acque municipali, saranno di proprietà del comune e gli dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento, considerate l'età, l'usura verificatasi durante la concessione alla pari degli impianti esistenti. Viceversa, i potenziamenti di impianto costruiti a spese dell'azienda acque municipali, anche se non se con contributo dell'utenza e di contatori, saranno di proprietà esclusiva dell'azienda e saranno devoluti al comune al termine della convenzione. Questo cosa significa? Che già nella convenzione del 1991, e ricordiamoci che il piano regolatore di Giboletto è del 1991, se ci fossero state delle attività da svolgere finalizzate all'ampliamento della rete e quindi all'implementazione per esempio delle fognature, queste avrebbero dovuto essere finanziate dal comune di Giboletto, il quale poteva anche realizzarle in autonomia sotto la sovrintendenza dell'azienda delle acque municipali, e questo era quello che prevedeva la convenzione del 1991. Questa convenzione è poi stata sostituita nel 2001 da un'ulteriore convenzione che è stata formalizzata tra il comune di Giboletto e la SMAT, allorché il comune di Giboletto è diventato azionista della SMAT, perché appunto nel 2001 è stata costituita questa SPA che ha sostanzialmente capitale esclusivamente pubblico, del quale fanno parte tutti i soggetti che hanno affidato la gestione del proprio sistema idrico e fognario alla SPA, ciascuno dei quali ha acquisito una piccola quota azionaria della società pubblica. Ebbene, nel momento in cui questo fatto è avvenuto, tra il comune di Giboletto e la SMAT è stata stipulata questa nuova convenzione nel 2001, che all'articolo 1, all'articolo 5 prevede la SMAT Torino SPA, sentiti i comuni serviti, tra i quali evidentemente anche il comune di Giboletto, si impegna a predisporre ogni anno un programma di interventi straordinari per lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti degli impianti. Detto programma, munito delle necessarie priorità, sarà approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 ottobre di ogni esercizio. Sulla base delle priorità indicate dal programma degli interventi, SMAT Torino SPA elabora un idoneo piano economico e finanziario della gestione del servizio idrico integrato, compatibile con l'equilibrio economico della gestione stessa. Che cosa significa questo? Significa che la SMA ogni anno fa un programma di investimenti e di interventi. Come lo elabora questo programma? Questo nel 2001 ovviamente. Lo elabora sulla base delle indicazioni che vengono fornite dai comuni che sono serviti da SMA, e quindi se Giboletto è servito da SMA formula questo programma di interventi anche su indicazioni e sulle necessità che segnala il comune di Giboletto. Aumentano le costruzioni, se c'è necessità di una maggiore rete fognaria, il comune di Giboletto lo segnala e la SMA inserisce nel programma di interventi anche gli interventi necessari per il comune di Giboletto. Poi ovviamente fa un piano economico per realizzare questi interventi sulla base di quello che è il bilancio della SMA e delle sue disponibilità economiche. Questo significa che nonostante la gestione sia da SMA, il comune di Giboletto non è che non può fare nulla, questo nel 2001, ma può certamente interloquire con la SMAT per portare avanti le sue necessità di implementazione della sua rete di acquedotto o della sua rete fognaria. La convenzione firmata dal comune di Giboletto e dalla SMAT nel 2001 viene superata nel 2004 dalla creazione della cosiddetta dell'autorità di ambito. Che cos'è l'autorità di ambito? L'autorità di ambito è un'aggregazione di enti di vario tipo, ci sono dei grossi comuni e ci sono anche molte unioni montane e altri tipi di enti che si sono aggregati tra loro per gestire in maniera coordinata
e diciamo uniforme lo sviluppo della rete idrica e della rete fognaria e allo stesso tempo le attività di distribuzione dell'acqua e di depurazione dell'acqua. Perché è stata realizzata questa realtà aggregata? Per due motivi. Primo, per rispondere a una direttiva dell'Unione Europea che ci imponeva la gestione in aree territoriali omogenee del servizio idrico in questo modo. In secondo luogo, per ottimizzare chiaramente il sistema delle reti idriche e delle reti fognarie, soprattutto con riferimento alla economicità del servizio e in secondo luogo alla qualità dell'acqua che viene distribuita e alla uniformità dei sistemi di depurazione. Questo aggregato di enti che gestiscono, diciamo così, in maniera coordinata il servizio cosiddetto idrico integrato, cioè la rete delle fognature e la rete degli acquedotti, non fa questo tipo di attività in maniera diretta, ma ha stipulato una convenzione con SMAT, in particolare la nostra autorità d'ambito che è l'ATO 3 e che riguarda una certa area territoriale che comprende tutta una serie di enti che non sto qui ad elencarvi, lo fa attraverso due concessionari che sono la SMAT e la ACEA Pinerolese. Che tra l'altro hanno fatto sostanzialmente una joint venture temporanea proprio per gestire la convenzione stipulata con l'autorità di bacino. Noi facciamo parte dell'autorità di bacino in che modo? Non in maniera diretta, nel senso che dell'autorità di bacino TO3 il comune di Giboletto fa parte attraverso l'unione dei comuni delle valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Quindi nella conferenza di bacino, che è sostanzialmente l'assemblea che riunisce rappresentanti di tutti questi enti e che prende le decisioni sulle attività da svolgere in relazione al servizio idrico integrato che riguardano tutti questi enti, per noi siede un rappresentante dell'Unione dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e non direttamente un rappresentante del comune di Giboletto. Attraverso questo rappresentante però il comune di Giboletto può portare le esigenze del comune con riferimento al suo sistema idrico integrato, cioè le esigenze di gestione rispetto al suo sistema idrico, ma anche le esigenze di investimento per l'implementazione della rete di acquedotto e della rete fognaria. Come funziona questa, diciamo così, interlocuzione tra il comune di Giboletto e l'autorità di bacino e la SMAT che di fatto gestisce il servizio idrico integrato del comune di Giboletto? In base ad alcune disposizioni che sono contenute in questa convenzione, che prevedono che la SMAT abbia, diciamo, la gestione a 360 gradi della rete idrica, quindi della rete di approvvigionamento e di scarico delle acque del comune di Giboletto, che ovviamente è affidata per la manutenzione ordinaria e straordinaria alla SMAT e anche per tutte le specifiche tecniche di diciamo, modifica e di manutenzione sia dell'acquedotto che della rete fognaria, benché la rete fognaria e l'acquedotto, quindi il sistema idrico integrato del comune, rimanga come infrastruttura assolutamente di proprietà del comune. Questo cosa significa? Significa che il comune, in quanto proprietario, è custode dell'infrastruttura e quindi, in ipotesi di danni causati a terzi dall'infrastruttura, anche il comune risponderà dei danni causati a terzi insieme al gestore del sistema idrico integrato, quindi della rete fognaria e dell'acquedotto di Giboletto. Come si pone nella gestione il comune di Giboletto qualora ravvisi la necessità di implementare sia la rete idrica che dell'acquedotto? Cioè, che cosa deve fare se rileva
che ci sia necessità di potenziare la propria rete di distribuzione o la propria rete di raccolta delle acque reflue. L'attività e il rapporto tra il Comune di Gibolete, l'autorità di bacino e il gestore, che è la SMART, è chiarito dall'articolo 32 della convenzione esistente tra l'autorità di bacino e la SMART. Infatti, l'articolo 32 dice: modalità di realizzazione di nuove opere. Il gestore si impegna all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste dal piano d'ambito. Che cos'è il piano d'ambito? È un piano pluriennale nel quale l'autorità di bacino definisce quelle che sono le necessità degli enti che fanno parte del territorio dell'autorità di bacino con riferimento agli investimenti per l'ampliamento della rete idrica o della rete di acquedotto, detto grossolanamente. Quindi è come se fosse una specie di piano regolatore delle reti di acquedotto e delle reti fognarie, in buona sostanza, che ha una durata appunto pluriennale e che vengono definiti puntualmente nei programmi annuali di investimento, perché poi questo, diciamo, piano pluriennale si articola in piani annuali in cui sono stabiliti la tipologia di interventi, il numero di interventi e gli enti presso i quali vengono fatti gli interventi annualmente. Il gestore per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel piano d'ambito è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento dei servizi, quindi deve sostanzialmente rispettare le regole dell'appalto. La proprietà delle opere realizzate, come era già previsto nelle convenzioni precedenti, in esecuzione del piano d'ambito e delle sue revisioni e aggiornamenti, è dall'origine degli enti dell'ATO 3, quindi sostanzialmente i singoli enti che fanno parte dell'autorità di bacino mantengono la proprietà delle infrastrutture. Ai sensi dell'articolo 16 numero 36 della legge numero 36 del 1994 e del disciplinare tecnico unificato, è facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il gestore e con l'autorità, realizzare direttamente, ovvero far realizzare dal gestore medesimo in tutto o in parte, le opere di adeguamento del sistema idrico integrato. Tra le opere verranno affidate in concessione al gestore con le modalità di cui alle precedente articolo 12. Qualora uno o più comuni dell'ATO 3, quindi dell'ambito ATO 3, adottino nuovi strumenti urbanistici, cioè adottino un nuovo piano regolatore o ne varino sostanzialmente uno preesistente, dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del DPCM 4 marzo 96 e della deliberazione della conferenza dell'autorità di bacino, preventivamente sentire il gestore in ordine alle conseguenze derivanti all'espletamento del sistema idrico integrato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se l'ente locale vuole effettuare dei lavori di implementazione o adeguamento della propria rete, del proprio sistema di rete idrico integrato, che coinvolge tanto l'acquedotto quanto la rete fognaria, lo può assolutamente fare e lo può assolutamente finanziare. Semplicemente per fare questo tipo di attività si deve coordinare sia con l'autorità di bacino che con la SMART, che dovranno ciascuna in relazione, diciamo, alle proprie competenze fornire delle indicazioni. Può utilizzare delle risorse proprie per fare gli investimenti e effettuare i propri lavori, oppure affidare i lavori direttamente alla SMART, che li subappalterà ai soggetti cui riterrà più opportuno subappaltarli. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è vero che sarebbe disastroso, come c'è stato scritto nella replica, finanziare con risorse nostre l'implementazione della rete fognaria e adeguarla alle esigenze della popolazione cresciuta. Noi riteniamo che non sarebbe disastroso, sarebbe stato doveroso. In una programmazione corretta
di crescita e di sviluppo del nostro comune. E non soltanto sarebbe stato doveroso, ma la convenzione che regola i rapporti del nostro comune con la SMAP, che è il gestore del nostro sistema idrico integrato, prevede che noi avremmo potuto farlo investendo dei soldi nostri. Quali potevano essere questi soldi? Quelli che noi da tempo riteniamo erano quelli destinati a questa finalità, e cioè gli oneri di urbanizzazione incassati al momento del rilascio dei permessi a costruire dal comune per la cosiddetta urbanizzazione primaria, che a tutti gli effetti comprende, tra le altre cose, a titolo esemplificativo, i denari necessari alla costruzione delle strade, alla realizzazione dell'illuminazione pubblica e anche all'adeguamento del sistema fognario e di acquedotto. Quindi non soltanto non è disastrosa una scelta di questo genere, ma è una scelta coerente con una visione di servizio in favore della popolazione. Ma non persuasi della corretta interpretazione della convenzione tra l'autorità di bacino e la SMAT, abbiamo chiesto e fatto una domanda specifica su questo punto anche all'autorità di bacino, ed è stato così cortese da risponderci il direttore generale dell'autorità, che ci ha scritto tra altre cose, poi faremo vedere questi documenti tramite delle slide, a precisarci questo. Occorre precisare che il programma degli interventi viene redatto dall'ufficio scrivente su proposta del gestore SMAT, che raccoglie le segnalazioni di tutti i comuni del Lato e viene sottoposto in sede di commissione conferenza ATO alla consultazione delle aree omogenee e unioni montane. La invito pertanto a rapportarsi con la sua unione montana in merito ad aspetti di maggior dettaglio su investimenti da questa proposta. Per quanto agli atti, non risultano segnalazioni in merito da parte dell'Unione Montana Valle di Lanzo, Ceronda e Castagnone inerenti agli ultimi programmi degli interventi approvati. Alla mia specifica domanda circa la possibilità per il Comune di finanziare con risorse proprie investimenti sul sistema idrico integrato, quindi implementazione dell'acquedotto e della rete fognaria, il direttore dell'ATO mi ha risposto: laddove il Comune intenda finanziare un'opera del servizio idrico integrato con fondi propri, e può certamente farlo, deve prima trasmettere il progetto all'ATO per la valutazione tecnica in relazione alla coerenza con la pianificazione d'ambito, cioè quello che dicevo prima, l'uniformità delle reti rispetto alla finalità della garanzia di un servizio, diciamo, dello stesso livello all'interno dello stesso ambito territoriale, nonché al gestore per la verifica dell'idoneità tecnica, perché giustamente poi SMAT ci deve mettere le mani, e quindi il progetto, anche se elaborato dal comune, chiaramente deve rispettare determinati parametri di tipo tecnico, perché poi il gestore che si deve gestire l'impianto prima della presa in gestione. Fatto ciò, il comune può decidere in autonomia se realizzare direttamente l'intervento o per il tramite di del gestore trasferendogli le relative risorse. Questo cosa significa? Che, come dicevamo prima, per il rapporto tra l'organo di indirizzo politico e il responsabile di una determinata area dell'attività amministrativa, non è che le due cose viaggiano separatamente e ognuno per sé e ognuno se la gestisce. Il comune deve interloquire e interagire in maniera costante sia con l'autorità d'ambito che con il gestore dei servizi idrici integrati, per portare avanti le necessità e le esigenze del proprio comune e dei cittadini del proprio comune. Ma oltre a interloquire, può assumere delle iniziative direttamente, e cioè elaborare un progetto, portarlo in autorità di bacino, sottoporlo alle osservazioni dell'autorità di bacino, sottoporlo ai rilievi di carattere tecnico della SMAT e poi decidere di realizzare in autonomia quel progetto, oppure conferire le proprie risorse alla SMAT perché realizzi per suo conto l'implementazione della rete,
che poi sarà la SMART in un secondo momento a gestire. Questo significa che è assolutamente legittimo ed ammissibile che il Comune, con delle risorse proprie, finanzi l'implementazione, in particolare, che è l'aspetto più critico per il nostro territorio, delle fognature. È opportuno o non è opportuno? È una scelta di tipo politico. Il direttore dell'autorità di bacino mi dice che il 90% degli investimenti non vengono fatti direttamente dai comuni con risorse proprie e nemmeno con risorse reperite indirettamente dai comuni attraverso degli enti maggiori come la regione. La maggior parte degli investimenti vengono fatti con la frazione della tariffa che noi paghiamo per il servizio idrico alla SMART, noi cittadini, destinata agli investimenti. Che cosa significa però attendere che la SMART faccia gli investimenti con questa frazione della tariffa? Significa attendere degli anni, perché ovviamente si tratta di opere particolarmente importanti ed onerose, e quindi significa che prima di avere le risorse necessarie per effettuare un determinato investimento, che significa la costruzione magari di un tratto di fognatura importante all'interno del comune, che necessita di un investimento importante, prima che ci siano le risorse necessarie derivanti dalla tariffa, possono trascorrere molti anni. Noi a Givoletto cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto fino adesso quasi sempre così, nel senso che abbiamo finanziato gli interventi utilizzando la frazione di tariffa destinata agli investimenti. Io mi sono fatta mandare dall'autorità di bacino i dati delle attività, degli investimenti fatti a consuntivo per il periodo 2015 e 2021, perché si riferiscono sostanzialmente al periodo in cui è stata in carica questa amministrazione con questo sindaco e quasi invariabilmente con questa giunta, e poi i dati relativi alla previsione di investimenti per il periodo, il biennio 2022-2023. Questi dati li possiamo poi rendere visibili tramite delle slide. Da che cosa viene fuori però da questi dati? Che le opere che sono state, diciamo, ultimate nel periodo 2015-2016 sono le opere sostanzialmente di contenuto, cioè di investimento molto contenuto, nel senso che le grosse opere di implementazione della rete fognaria, qui tra l'altro nella tabella noi troviamo sia l'acquedotto indicato con la lettera F, che cioè con la lettera A, che la rete fognaria con la lettera F. Gli investimenti per la rete fognaria sono stati sicuramente meno rispetto a quelli per l'implementazione dell'acquedotto in tutto il periodo 2015-2021. Sono aumentati gli investimenti per le fognature, diciamo, a partire più o meno intorno al 2020-2021. Ciò non di meno, si tratta di investimenti programmati, alcuni dei quali pochi ultimati e per degli importi contenuti intendo entro i 100.000 euro, che comunque per questo tipo di opere sono degli importi molto contenuti. I grossi investimenti invece sono ancora da realizzare e sono in alcuni casi con, diciamo, allo stato di progetto esecutivo approvato, in altri casi con l'affidamento dell'appalto, di fatto però di realizzato c'è molto poco. Ma la cosa che mi ha più colpito di quella che è la programmazione delle opere relative alle fognature sul nostro territorio, che appunto si è incrementata solamente a partire dal 2020,
Quello che viene definito come il criterio contrattuale, cioè praticamente si dice macro indicatore di qualità tecnica e contrattuale. Cosa significa? Per quale la ragione per la quale si è deciso di realizzare quell'opera lì, quindi l'elemento che ha spinto SMAT a mettere in programma quell'opera. Quasi tutti i progetti di implementazione fognaria che sono previsti dal 2021 al 2023 hanno come macro indicatore tecnico una situazione ormai di criticità, cioè sono opere che sono state messe a livello progettuale o di appalto o di progetto esecutivo, tra virgolette, in cantiere, perché c'è una situazione sistematica di sversamento delle acque fognarie sul suolo pubblico. Cioè, quando siamo arrivati proprio al limite, abbiamo messo in cantiere tutti questi progetti di implementazione della rete fognaria. Questo a partire dal 2020-2021 con una programmazione significativa per il biennio 2022-2023. Questo significa che noi abbiamo fatto passare tutti questi anni senza sostanzialmente fare una programmazione adeguata di investimenti che poteva spettare alla SMAT, ma che rispetto alla quale noi potevamo dare dei segnali anche attraverso l'unione dei comuni di necessità e che avrebbero potuto condurre a un'anticipazione della programmazione della progettazione e quindi a un'anticipazione dei lavori. Cosa avremmo potuto fare in più per accelerare la realizzazione di queste opere? Non aspettare che SMAT le finanziasse con la frazione di tariffa destinata all'investimento, ma anticipando noi gli investimenti con risorse nostre e poi recuperando questi investimenti, perché nel momento in cui si decide, come spiega la convenzione con l'autorità, tra l'autorità di bacino e SMAT, di finanziare con risorse proprie, si stipula una convenzione triangolata tra comune, SMAT e autorità di bacino, per cui nell'ambito di questa convenzione si possono raggiungere degli accordi in base ai quali, se il comune anticipa con risorse proprie il finanziamento dell'opera, poi può o ottenere una restituzione graduale dalla SMAT man mano che la SMAT incassa la quota destinata agli investimenti dalla tariffa che pagano i cittadini, oppure addirittura ottenere una restituzione con altre modalità dei danari che ha anticipato, sostanzialmente per non anticipare lei le risorse e far anticipare ulteriormente, cioè far ripagare gli investimenti una seconda volta ai cittadini attraverso il pagamento della tariffa. Questo per dire che tutto questo è possibile farlo, perché è possibile ovviamente in sede di convenzione stabilire le condizioni economiche attraverso le quali il comune con risorse proprie anticipa il finanziamento. Qual è la finalità ovviamente dell'anticipo del finanziamento da parte del comune? Far sì che le opere vengano realizzate in tempi più brevi e che quindi non si arrivi a una situazione in cui ormai c'è una condizione di criticità e queste opere diventano sostanzialmente tutte urgenti, perché c'è una condizione sistematica di sversamento delle acque di reflusso e di raccolta di pluviali e di fognari sia bianche che nere sul suolo pubblico. Questi sono un po' i dati che sono emersi dalle informazioni che noi abbiamo acquisito attraverso questi enti. Un'ultima considerazione: non fare tutto questo che conseguenze ha? Allora, ho detto prima che in qualche modo il comune ha una responsabilità nei confronti dei cittadini e questa responsabilità può essere anche monetizzata. Può essere monetizzata perché i cittadini possono fare delle azioni richiedendo un risarcimento all'ente.
per aver creato un affidamento su situazioni apparentemente legali che poi legali non lo erano. Quali sono i costi che può essere tenuto a sostenere il Comune? Abbiamo fatto un accesso agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale chiedendo che ci venissero mandati i dati di tutte le richieste d'anni che dal 2010 adesso erano pervenuti al Comune per eventi alluvionali simili a quello che si è verificato nel settembre del 2023. In realtà non ci è arrivato, non ci sono arrivati grandi cose, ma ci è arrivata tutta la documentazione, una parte della documentazione quantomeno, relativa a un evento alluvionale che si era verificato il 14 agosto del 2010 e per il quale la giunta in allora in carica, che era presieduta dal sindaco Altiglia, aveva dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio cittadino e in allora aveva richiesto i contributi alla regione per far fronte alle richieste di risarcimento dei danni provenienti dai cittadini che avevano appunto subito gli eventi alluvionali. A quanto ammontavano le richieste pervenute allora? Parliamo di 14 anni fa, già allora tra beni mobili contenuti nelle abitazioni e danni agli edifici i danni si aggiravano intorno ai 100.000 euro. Questi 100.000 euro ci sono stati tutti rimborsati dalla Regione Piemonte e non sono stati riscossi tutti dai cittadini perché a parte un acconto iniziale il saldo poteva essere riscosso solo dopo la presentazione delle fatture relative alle riparazioni che erano state eseguite sulle abitazioni in conseguenza dell'alluvione. Alcuni non hanno presentato questa documentazione quindi non sono stati integralmente risarciti. Però l'ammontare complessivo dei danni lamentati era intorno ai 100.000 euro. Questi soldi ci sono stati rimborsati dalla Regione. Qualcuno ci dirà, il Comune non ha tirato fuori nulla. Sta bene, ma non è che la Regione, i soldi della Regione arrivano dal cielo, nel senso che non sono sempre soldi dei cittadini. Allora, il ragionamento che deve essere fatto è questo. 100.000 euro. Li vogliamo spendere in risarcimento per mettere una pezza al danno che è stato causato dal fatto di non aver preso e assunto determinate scelte rispetto a una programmazione dell'adeguamento delle infrastrutture comunali alle esigenze della popolazione cresciuta, o li vogliamo spendere facendo un investimento per realizzare un piccolo pezzo, piccolino, delle infrastrutture che servono per adeguare il sistema paese alle esigenze della popolazione cresciuta? Questa è una scelta di tipo politico. Noi riteniamo che sia più opportuno fare l'investimento e non utilizzarti per metterci una pezza. Ma non c'è un giusto o uno sbagliato, è una questione di scelte e di programmazione. Quando noi ci facciamo la domanda su che fine hanno fatto gli oneri di urbanizzazione che sono stati pagati in tutti questi anni, perché non li abbiamo destinati, tra le altre cose, anche ad implementare il sistema idrico integrato del Comune, effettuando in proprio alcuni investimenti, intendiamo questo. Gli investimenti in proprio possono essere effettuati con le modalità che ho esposto, è una scelta se farlo oppure no. Noi riteniamo che per garantire un servizio al cittadino questa è una scelta che doveva essere fatta, ma questa chiaramente è la nostra opinione, è la nostra valutazione, che non è detto, anzi non ci pare che sia stata condivisa dalla maggioranza attualmente in carica e che governa questo paese almeno da 25 anni. È una scelta. Non avrei tanto altro da aggiungere.